Buongiorno ragazzi e benvenuti a tutti, io sono Matteo Melara, siamo al Flair Club Milano e questa è la nostra seconda puntata del Flair Vlog. Seconda puntata del Flair Vlog, l'argomento che vi avevo già anticipato nella puntata precedente è la musica. Tantissime richieste mi sono arrivate riguardo la musica, parlare della musica, come mai la musica è importante, mi avete sottolineato quanto la musica sia una cosa fondamentale sia in una competizione sia mentre ci si allena. Quindi andiamo ad analizzare i vari aspetti che ci sono riguardo alla scelta della musica. Come prima cosa, la scelta della musica bisogna andare a indirizzarla a seconda del proprio stile personale. Quello che voglio intendere è che ognuno ha il proprio stile di flair, la propria velocità, i propri movimenti, le proprie attitudini. A seconda dello stile va fatta una scelta musicale. Non tutte le musiche si adattano a tutti i flair bartender. Per esempio, immaginate di vedere un Alexander Stefanov fare flair su una musica come la tapstep. Come secondo aspetto nella scelta della musica è molto importante studiare la propria routine. Nel senso, nella nostra routine che varietà di link abbiamo? Bump, tap, roll. A seconda di quelle che sono le nostre preferenze, le nostre attitudini, andremo a scegliere delle musiche che hanno degli inframezzi musicali che aiutino a richiamare la tipologia di movimento che andiamo a far vedere di più. Per esempio, dobbiamo far vedere un roll può stare bene su una musica che con un inframezzo musicale è un backspin. Abbiamo dei bump? Sui bump sicuramente sono la cosa più semplice da utilizzare, andiamo a scegliere le classiche musiche che hanno dei beat musicali tipo... Abbiamo dei tap? I tap sono molto utili da andare a utilizzare quando ci sono i beat che accelerano. Per intenderci. Terzo aspetto, come utilizzare le varie musiche nella routine. Se voi ci fate caso, guardate le gare di flair bartender più professionisti, andrete sicuramente a notare che cosa? Che usano più di una musica. Chiaramente questo diventa un vantaggio, perché usando più di una musica riusciamo ad andare a movimentare la nostra routine e anche l'attenzione di chi ci sta guardando. Però per far questo bisogna avere un alto livello di preparazione. Altra cosa positiva di utilizzare diverse musiche è che ci permette di rilassarci. Quando facciamo flair con una musica che sale, il beat che sale, il beat che parte, abbiamo un livello di concentrazione molto alto, un livello di respirazione che è molto più veloce. Tutto questo chiaramente non può andare a svilupparsi nell'arco di 5, 6 o 7 minuti di una gara. Gli inframezzi musicali, quindi i cambi di musica, servono apposta per andare a rallentare la respirazione, permetterci di rilassarci, abbassare il nostro focus di concentramento per poi andare a ripartire. Dobbiamo studiare cosa fare nella nostra routine. Quindi, mentre abbiamo il beat che sale, lavoriamo in flair, lavoriamo i movimenti. Mentre ci sono i beat che scendono nei cambi musicali, andiamo a fare la preparazione del drink, magari andando a sfruttare qualche movimento di craft flair. Ultimo consiglio, ragazzi, sulla musica, che secondo me il più importante e che è anche la parte più difficile, è trovare il brano giusto. Io ho sempre considerato, ho sempre pensato che il brano giusto per un flair bartender, per ogni singola persona,
sia primo il brano che ti piace veramente, e secondo sia quel tipo di brano musicale che solo col proprio beat riesce a far saltare le persone. Considerate sempre che la frequenza di BPM, che sono i battiti per minuto, ha un'influenza sul corpo umano. Più battiti ci sono, più le persone vengono attratte da quello che si sta facendo. Più la respirazione aumenta, più la voglia di saltare aumenta. Ricordatevi sempre, scegliete il pezzo giusto per voi, che vi piaccia, che piaccia agli altri, ma soprattutto che calzi bene sulla vostra routine e sui vostri movimenti. Questa era la seconda puntata del Flair Vlog da Matteo Melara, dal Flair Club Milano, da Mr. Chen, Dan Dan e TV Cock. È tutto, ci vediamo alla puntata numero 3.